di tiri dal campo che tenta a partita. Ora Petrucelli per Mitrolong, molto lontano dal canestro, arriva il blocco di Burns, vuole arrivare Mitrolong fino al capolinea, si protegge col ferro, 4-0 Brescia, 4-0 di Mitrolong. Momento della giornata in basket zone, intanto numero in tuffo da parte di Sette. Verso il fondo, perde un altro pallone, recupero di Rodriguez che fa correre Shields, si protegge col ferro e allora il parziale arriva addirittura 16-0. Armani adesso Shengelia mette palla a terra, sorprende Ricci, arriva fino al ferro e riesce a segnare in controtempo con la mano sinistra. Qua una distrazione della difesa. Vedete anche le percentuali da tre, sta tirando bene la Segafredo, comunque col 41%, ma Milano sta tirando decisamente meglio, 9 su 17, mentre Melli ancora una volta ubriaca l'avversario. E adesso è un secondo tempo fantastico per Niccolò Melli, che sembra aver visto la luce come John Belushi nei Blues Brothers. Mazzola il backdoor di Tonut, perfetto, e anche il canestro arriva da parte di Stefano Tonut, il talento del giocatore che veste anche la maglia azzurra. Hackett entra al centro, riesce a evitare l'intervento di Heinz, riesce anche a trovare il canestro sul contatto dell'avversario. Due ci sono già, col più uno potrà fare tre. Quarto punto per Hackett, intanto la libertà di andare in centro l'area, aspettare qui Heinz, non riesce a uscire a impedire ad Hackett di arrivare in mezzo all'area, poi la virata per tagliare fuori chiunque, allarga il pallone, aspetta il contatto. Vuole ancora provocare i cambi difensivi Tortona, ma chiura vuole attaccare invece Biliga, addirittura il tiro in piroetta, questa non so te Menego, ma io non l'avevo mai vista. Questo è un capolavoro. Addosso da parte di Sorokas, pare se prova insomma a metterla sulle spalle, l'ha tentato Spagnolo con una magia, Matteo Spagnolo, palla dietro la schiena e canestro di mano sinistra, questa la rivediamo negli highlights e nelle top 10, sicuro 100%. All'esterno dei tentativi a cronometro fermo, mettiamola così, Pietro Aradori che qui concretizza anche il recupero difensivo, passaggio telefonato, perfetto l'assist e poi la grande virata di Gabriele Procida. Non è vero, ma che cosa abbiamo appena visto? Haralampopoulos tra le gambe e no look, virata a 360 gradi di Gabriele Procida, giocata dell'anno senza se e senza ma.